sicurezza, diventando un paese fantasma. Apprezzato dalla giuria del premio anche l'espediente narrativo da pièce teatrale, in cui il protagonista è il rifiuto del cambiamento vissuto come una rivoluzione, mettendo in discussione le sicurezze delle abitudini divenute soltanto certezza della provvisorietà dell'esistenza. A premiare Gian Pietro Giovanni, assessore del comune di Marsico Vetere. Magari la tua età pièce teatrale è roba tua, questa è roba tua. È roba mia, quindi la devo leggere, me la farai leggere. Con molto piacere. Con, anche perché mi sono incuriosita. Assolutamente sì. Diciamo posso che... fare proprio un ringraziamentino velocissimo, anzi due. Uno, vabbè, naturalmente devo ringraziare la giuria, che è la, come dire, la cosa più importante. Il secondo ringraziamento è alla persona che praticamente mi ha buttato in questo concorso. Io in genere non partecipo ai concorsi, ma ho dovuto ascoltare dei consigli molto forti di una persona che ringrazio qui. Ed infine questo premio è la testimonianza perfetta di come questo premio sia veramente indipendente, quindi veramente viva la libera letteratura indipendente. Grazie. E che bello! Premio consegnato dall'assessore del comune di Marsico Vetere, Gian Pietro Giovanni. Il premio è con un assegno e una pergamena. Grazie. Adino De Angelis.